Questo è un brillantissimo gioco che mi ha dato una straordinaria popolarità internazionale, perché questa è una serie fantasy presa dai libri fantasy di grandissimo successo. In Italia si chiama Le Spade, forse Spade, il Trono di Spade. Il Trono di Spade. Spade sarebbe bellissimo come errore di comunicazione, spade e picche. Però avrei una serie di dibattiti con gli amici, eccetera, eccetera. Allora, perché lo dico questo? Perché questa presentazione serve a due cose. Uno, a parlare di gamification. Secondo, a parlare di come si fanno le presentazioni. Quindi, underlining, c'è questo fatto. Vado contro alcune cose, alcune mode degli ultimi tempi. Sto facendo le cazzate che dico, ci stanno? Sì, forse. Però fidatevi, è così. Nel senso, si va a mode. Una delle mode recenti nelle presentazioni è non fare i pallini numerati, gli elenchi di informazioni con pallini, non farli numerati, non è vero. Giorgio, il caro amico Giorgio Marandola continua a fare la sua bella presentazione con le foto, solo foto. È una stronzata galattica, è come la corazzata. E lo sai che anche questo è un caso, non dicono mai né Potemkin né Eisenstein. Dicono Potemkin, Potemkin e di Einstein, perché non sapevano chi era il titolare dei diritti. Quindi, come si fa la comunicazione? Tutti noi siamo convinti che sia, lui dica che è la corazzata Potemkin, è una boiata pazzesca, non dice mai Potemkin. Quindi, a parte questa bruttura del Venezia Camp che è stata imposta, eccetera, eccetera, io ho fatto questa cosa, se non ho abbastanza, devo avere forza per comunicare. Se non ho abbastanza forza di mio, mi devo attaccare a qualcuno che è molto forte e molto riconosciuto. Quindi, siccome in quel momento parlare di questa serie che è la partita faceva figo, io solo per questo fatto sono stato, ho avuto il beneficio di lettura, da parte degli americani. Va bene, queste sono le solite cose di standard. E siccome questa era stata fatta in inglese, l'ho fatta in inglese, e anche questa la faccio in inglese perché in italiano. Allora, che cos'è la gamification? La gamification è software. Non è una rivoluzione come quella dei social network, non promette mirabilie, fa un sacco di cose che servono. Però si tratta di come scrivere software. Software che quindi non è una strategia complessiva. Dobbiamo cercare, oggi come oggi, tutto quello che facciamo non funziona. Perché? Perché le cose non sono fatte per oggi, un mondo complesso, un mondo di incroci, sono fatte, ognuna di queste cose è fatta per la sua strada, come dicevo io, un libro. Sembra che di ogni cosa abbiamo scritto il manuale, il solo fatto di aver scritto il manuale ci permette di mettere questo concetto al centro di tutto. Se voi farete un'azienda, scoprirete che il problema grosso dell'azienda non sarà nessuna delle cose che vi sono state dette finora, ma sarà la gestione delle procedure interne, chi fa cosa, quando e come. Le aziende falliscono essenzialmente per questo, prima di sapere se hanno avuto la loro chance, se l'hanno giocata bene, eccetera. Perché è sbagliato il concetto di scrivere delle procedure, perché le procedure scritte non si incrociano. Esiste un solo genio mondiale che è riuscito a farle funzionare. Per iscritto si chiamava, e si chiama ancora, Taguchi, puoi fare una battuta con me, mi dispiace, ma questa è proprio l'età che avanza, è un tizio di Intel, Andy Grove, che ovviamente non si chiamava Andy Grove essendo inglese, e che ha scritto, oltre a è il vero artefice del successo di Intel. Gamification, come qualunque altra cosa che si occupa dei fatti vostri e dei fatti nostri, è un bersaglio in movimento. Non c'è nessun modo di scrivere una cosa oggi che varrà tra 3 mesi. Andrà cambiato continuamente. Questo vale per tutto, vale per le scarpe, vale per l'azienda, vale per i non nativi digitali ai quali bisogna insegnare chissà che cosa e chissà perché, se non le vuole imparare, e a me che non gioco il caspita di tasti di prendere e tanto. Che cos'è la gamification? Adesso torno serio per qualche minuto, in modo che capisco questo argomento prima che venga la prossima persona. La gamification è il processo di usare il pensiero che c'è dietro la generazione dei giochi e le meccaniche dei giochi, sono tutte cose che conoscete ma non lo sapete, forse lo sapete, per tenere impegnati a trarre pubblici, perché?
A parte che esistono vari tipi di clienti, esistono vari tipi di interlocutori strutturali, esistono vari tipi di dipendente, quindi pubblici, per risolvere problemi. Se manca, adesso vediamo, andiamo avanti perché sono varie definizioni. Questa è una buona definizione. È stata la mia preferita fino a quando non mi sono accorto che mancavano dei pezzi. E ce ne sono altre di definizioni. E chiaramente io me ne sono fatta una mia, che aggiunge un fatto fondamentale. Il nostro lavoro, il frutto del nostro lavoro, deve essere sincronizzato. Io posso fare qualunque cosa, ma se mando una persona contemporaneamente da una parte e dall'altra, posso aver scritto i processi migliori del mondo, ma non funzionerà. Quindi ne devo tenere conto. Quindi, che cos'è la gamificazione? È l'uso di meccaniche derivate dai giochi per aumentare la fruizione e il divertimento e l'intrattenimento, sincronizzando eventi e poi quello che prima era il game thinking, sfruttando la naturale competizione degli esseri umani tra di loro e con se stessi. La parte di gioco che viene ereditata dalla gamification, a parte la terribile origine proprio del nome, no? Ma in azienda le volevo proporre la gamifica, guardi la porta è lì, lo sa, eccetera, non si finisce neanche la frase. Ma che cosa prendiamo noi dai giochi? Prendiamo esattamente questo, la competitività, il livello di sfida, cercando di prendere la parte buona del fenomeno. Allora, ci sono domande? Questa è una parte fondante. Per me, se riusciamo a capire questo, se ho detto una cosa che per voi ha senso, che vi ricordate, io la posso fare finire pure qui, ci sono delle altre slide che vedrete. Però ci sono domande, facciamole subito, parliamone. L'unico altro elemento essenziale è quali sono queste meccaniche di gioco, ma è semplicissimo, se tu stai giocando, che vuoi fare? Puoi vincere, quindi c'è bisogno di una classifica, c'è bisogno di riconoscimenti, c'è bisogno di sapere che percentuale hai completato, c'è bisogno di vedere se la tua arte particolare ti permette di scoprire cose che gli altri non hanno scoperto, perché poi è complicatissimo. Oggi si è parlato a vario titolo di questioni psicologiche e non c'è niente più di un gioco e della gamification che ti porta da queste parti, ma lo dico qui prima di vedere altre cose che poi stanno. L'altro elemento fondamentale è, dato che in questo modo noi riusciamo a spiegare alla gente come si deve fare, cosa si deve fare, e a modificarlo nel tempo, a instillare comportamenti positivi, noi possiamo sostituire la formazione e l'aggiornamento con modifiche gamificate al software aziendale, domestico, eccetera. Questa è una barriera concettuale straordinaria. Se i social network hanno, ogni tanto si parla di barriere di sfrutta, no, adesso diciamo, si parla, l'azienda parla con i clienti, eccetera. La formazione, l'apprendimento è tutto sbagliato, perché le cose vanno, cioè, non c'è problema, no? I nostri, i miei no, però chi ha figli sa che i ragazzini continuano ad andare con 15 kg di roba sulle spalle. Ma come vi è venuto in mente? Ma come vi è venuto in mente? Oppure, le cose evolvono. Adesso ci sono, negli ultimi 7-8 anni soprattutto, ci sono stati un sacco di problemi sulla sicurezza delle aziende, sulla sicurezza dei dati, la privacy, che non si chiama privacy perché in origine in 25 si legge privacy, però non si può dire perché si può sentire, però si legge così. E soprattutto la legislazione italiana è cambiata molto nel tempo e poi tante volte cambiava e però uno non ce la faceva a fare le cose, allora c'era la proroga, però era scaduto il decreto legge, quindi quella cosa non la potevi prorogare, allora lo stralciare, alla fine hanno buttato tutto dopo 10 anni, nella quale una serie di consulenti hanno fatto dei soldi su questa cosa anche già. Però questi sono dei problemi tattici. Però se per esempio si insegnasse ai dipendenti come usare i social network, questo è un fenomeno straordinario, cioè io quando sentite gente che va contro i social network o gente che dice perché il problema di internet è la pedofilia, ieri quando sono arrivato qui
hanno ricominciato questa pippa, mi sono scagliato come una furia, ho detto qui bisogna far pubblico, qui bisogna farla finita di dire queste cose, perché questo è un piccolo aspetto di roba che non ha nessun senso, perché la pedofilia è un grande problema, ma i bambini che se vengono controllati per la pedofilia poi vedono gente smembrata, gente che si butta dalla finestra, gente che spara da tutte le parti, e di quello non è purtroppo, come purtroppo? Allora, è proprio sbagliato. La gamification, ieri per esempio uno ha presentato un social network attivo a Treviso che instillava comportamenti positivi nei ragazzini dagli 11 ai 14 anni. Io quando ho sentito dire social network ho detto che brutta cosa, che paura, dopo invece ho visto che c'era un grossissimo lavoro dietro che instillava comportamenti positivi, non gamificava, se gamificasse, se mettesse i bambini in competizione tra di loro, competizione buona, succederebbe. Quindi, tre elementi. Introdurre strutture, scrivere software in modo che, ma questo varrebbe anche per un libro, scrivere cose in modo che sia piacevole da seguire, non ti annoi, sincronizzato e con all'interno l'aggiornamento. Ok? Questo è quello che fa la gamification. Ma noi la gamification la conosciamo, tutte le cose che vediamo, tutto ciò che sta su internet è gamificato, perché tutto ha la barra di completamento del profilo, oppure l'invito ad aggiungere un'altra cosa, oppure le classifiche, oppure il badge, eccetera, eccetera. Usarle in modo coerente è un po' più complesso. Farmville e Mafia Wars non fanno gamification. Clamorosamente fanno, perché i giochi non fanno gamification, a meno che tu non scelga quel sottinsieme che fa dei giochi, che fa gamification, delle meccaniche di gioco che fa gamification, e le usi sapendo quello che vuoi fare aziendalmente. Quindi, in Farmville ci sono degli elementi di gamification. Il fatto che ti ricordi che devi seminare e se poi non vai a raccogliere, marcisce tutto, è un fatto fortissimo. Se io in questo modo in azienda ti ricordo di cambiare le password aziendali, io non ho fatto niente, tu ti diverti, competi con gli altri e l'azienda è sicura. L'azienda è sicura è una parola che tu hai cambiato la password. E questa cosa può valere per 100.000 cose, ma Ennio Doris dà, non so se avete visto questa cosa di Metronome, ma ti dà 4%, 4% se fai un certo di interesse, se gli lasci i soldi bloccati per un po', se gli presenti un amico gli dai 4,20, se presenti due amici gli dai 4,40, e se presenti tre amici gli dai 4,60, e se ne dai 24 sei un credino, perché tanto sempre a 4,60 gli dai. Però è gamification, cioè come facciamo a raccogliere i soldi per dare i soldi a quelli ai quali abbiamo detto li avremmo dati, tanto gli altri ce li siamo presi. Noi vi spingiamo perché vi diamo soldi in più, e questo è un altro problema del quale proprio non parliamo. Questo mi pare che sia la prima, ok, c'è tutta una serie di elementini, ma quali sono queste meccaniche di gioco? Allora, adesso di queste cose qui potremmo anche non parlare, perché sono un po' specifiche. Non è vera in assoluto la frase che attaccando una misura a una cosa qualunque la gamifichi. Devi attaccare una misura che sia in qualche modo utilizzabile nel confronto di te con te stesso o con gli altri. Quello che è importante è la gestione del tempo. È essenziale questo punto, perché noi, se noi non mettiamo l'elemento di sincronizzazione, adesso negli ultimi due mesi, perché questo è un campo nuovissimo, tra un anno e mezzo, qualcuno aveva detto qualche cosa prima e tanti hanno detto che però loro lo intendevano in quel modo una volta. Però resta il fatto che si sta ancora precisando molto, e sta questo fatto della sincronizzazione, della gestione del tempo, sta venendo fuori come uno dei 3-4 principali. È chiaro che, ripeto sempre, non è una rivoluzione, è una delle cose da tenere in considerazione per fare meglio il software. Quindi non è che uno fa il software gamificato e ha risolto il bene dell'azienda. Il software deve essere scritto già bene di suo. E poi devi farlo in un altro modo. Ci sono un po' di dati, questa si vede o non si vede, però si va verso la, visto che parliamo di persone, di come attrarre le persone, di come rendere la cosa interessante, si va verso le persone. Prima, la slide di prima era presa da un report molto bello che confronta meccaniche è una cosa qualunque che tu puoi identificare. Poi. I desideri sono quelli che abbiamo noi. Quindi,
I desideri sono nobili, noi vorremmo essere i primi da qualche parte, magari anche solo dentro di noi, qualche volta abbiamo il coraggio di chiedere che gli altri ce lo riconoscano, altri no, eccetera, però siamo molto diversi. Per quanto riguarda le meccaniche, ho messo a parte sincro, perché l'elemento del tempo è essenziale, ho messo in rosso le virtual currencies, perché? Adesso si cerca di mettere, si finisce per mettere in gamification anche la moneta virtuale. Non è vero, non è corretto e sbagliato. Le virtual currencies fanno currencies, quindi che siano virtuali o reali è irrilevante. Qui ci sono un po' di cose delle quali è relativamente importante parlare, mentre qui sì. La gamification funziona dappertutto. Dovremmo cambiare il nome gamification. Le proposte attuali fanno schifo, compreso il mio. E faccio delle nostre. Non mi faccio schifo da solo. Dappertutto. Ci sono tre tipi fondamentali di giocatore, di situazioni nelle quali si può, situazioni umane alle quali si può fare riferimento alla gamificazione: giocatori singoli, giocatori di squadra, community. Però adesso su questo non ci dilunghiamo, sono solo elenchetti. Però per la gioia di tutti, allora, quando uno non sa di cosa deve parlare, finisce a parlare di psicologia, non c'è niente da fare. Quindi l'hanno fatto anche nella comunicazione, però questo è materiale di 6-7 mesi fa. Perché quando tu te la prendi con la gente davanti, cioè stai dicendo una cosa nuova, e gli altri sono in difficoltà e quindi è già fatta. Quindi se io non so che dire, vado lì. L'hanno fatto anche nella comunicazione, è più interessante l'approccio neurologico. Perché è interessante? Perché, come voi saprete, qualunque cosa tappa troppo crea dei problemi. Però quando si usano device elettronici, i problemi aumentano, perché vai a stimolare effettivamente in modo diverso varie aree del cervello, e quindi nella gamificazione del software aziendale non avrai mai problemi. Però se ti fai prendere la mano, ancora noi non sappiamo esattamente quali sono tutte le cose da non fare sicuramente. Adesso che siamo passati a questi schermi, vedrete il numero di casi di attacchi che poi qualche volta andranno a finire in epilessia sono diminuiti, perché lo schermo tradizionale, il CRT, dava dei problemi, dava degli shock proprio ai neuroni, una certa area del cervello, per cui creava casini, e questi ne danno molto meno. Però in questo momento anche questa è truffa, come quella della psicologia. Però qui ci possono essere danni fisici. Conclusione. Definizione numero 5. Mettono in risalto il tempo. Quindi fare attenzione alla sincronizzazione. Loop vuol dire, in questo caso ciclo, vuol dire non devo insegnarti le cose per forza in una schermata, in un unico blocco. Io devo, quando le cose sono complesse o per tempo o per modo o per struttura, io te le devo spezzettare in piccoli pezzetti e ti devo portare a un percorso anche tuo, anche con più rami. A proposito di storytelling, te lo devo portare, e quindi lo posso fare facendo di ripassare dallo stesso punto quando hai imparato le cose che mi servono, e quando le hai imparate poi ti arrivai dritto. Cioè non è un percorso di diritto colpa del cristianesimo, se pensiamo che sia tutto diritto, Quindi l'uso di loop sincronizzati per aumentare impiego, divertimento, interesse, conoscenze, competenze e conoscenze, sfruttando la naturale, quindi non esagerando, la naturale competizione, competitività degli esseri umani. Questa è quella che attualmente mi piace di più, me la sono scritta, quindi se non mi piace molto, non la faccio vedere. Finito. Questa slide risolve due problemi. Uno, di come gamificare questa presentazione,
è uno di come rendere utile questa presentazione. Tutte le presentazioni, e le mie a parte questa non hanno fatto questo, dovrebbero finire con quello che in America si chiama call to action, cioè e mo che famo? Andate a casa e fate una cosa. Il call to action è gamification, che vi spinge a fare una cosa in un tempo tabellato. Quando vai a casa lo fa. Allora, è finta ovviamente, non ce l'avevo, il risultato di non vi sto dicendo cosa fare, ma compiti per casa. Se avete un software sociale, chi ce l'ha ieri è quello che rompe la piramide aziendale, cade il serpentone che raccoglie tutte le varie competenze, tutte le persone che hanno qualcosa da dire, tutti i suggerimenti, senza che si deve salire la piramide sociale. Quindi se è un software sociale regolato dalle sue metriche sociali, questa volta non parlavo di questo, il social network come qualunque cosa non servono a niente se non hai una metrica, una serie di metriche che ti permettono di misurare quello che stai facendo, termini chiari e soprattutto di progettare. La scienza diventa scienza moderna quando riesce a fare un modello che ti dice quello che sta per succedere. Quindi, se hai un software sociale, che sarà quello che avete e che avete negato di avere, Facebook, con le sue metriche sociali che dovete identificare, se analizzate con chi parlate per gruppi, i gruppi con i quali parlate, potete mettere in piedi un meccanismo di gamificazione delle competenze e delle conoscenze per far fare agli amici, vedervi dagli amici agli orari che va a voi, per incontrarvi con i gruppi di lavoro negli orari che preferite, per cercare di raggiungere gli obiettivi che volete. In questo modo, all'interno del vostro gruppo sociale, della collezione del vostro gruppo sociale di riferimento, potete rompere la piramide della formazione, che non è solo come faccio, come ti dico quello che sta sul libro, ma anche come spiego al mio fidanzato che non, quella cosa non la deve fare, come spiego ai miei amici che a quell'ora sto facendo un'altra cosa. Quindi è un trucco, ma call to action. Abbiamo finito, a parte le migliaia e migliaia di domande.